Questo è lo spazio, ora lo vediamo, lo spazio eventi culturali, che è uno spazio ritagliato all'interno di Villaggio Sostenibile, e appunto il progetto che poi probabilmente dopo diventerà un social network, si chiama Ethical Living, e lo dice il titolo stesso, che è Idee in espansione per modelli sostenibili. Con questo spazio io vorrei proporre veramente degli stili e dei modelli di vita più sostenibili per un futuro migliore per tutti, e soprattutto abbiamo iniziato a fare questi eventi culturali per dare questo messaggio abbastanza chiaro e forte. Infatti vediamo anche i tipi di interventi durante le 9 giornate della mostra dell'artigianato, sono appunto, trattano di anche modi diversi di fare agricoltura, presentano di riviste, di libri alternativi sul mondo bio, la distribuzione organizzata rispetto a quella, la grande distribuzione, e poi faremo delle cose su biocarburanti fai da te, l'acqua e vibrazionali, e tutta una cosa praticamente che condividiamo e viviamo insieme sotto questo spazio di Villaggio Sostenibile. E in più, in questo spazio che ora vedremo, che si chiama appunto Ethical Living, io ho allestito una mostra critica, e poi non è una mostra, si chiama Ethical Living, ed è un omaggio che io ho fatto a una giornalista a me molto cara che scrive sull'Internazionale, che si chiama Lucy Siegel, e che pubblica quasi tutte le settimane una rubrica appunto che si chiama Ethical Living. Io ho voluto fare questo per sensibilizzare un pochino il visitatore che vede questo spazio. Ho raccolto, facendo delle fotocopie, tutti gli articoli che sono apparsi sull'Internazionale dal 2006 al 2008. Qui c'è un po' buio perché si è fulminata una lampadina, ma ora vediamo lo spazio presentazione eventi. Ecco, questi sono gli articoli che ho raccolto come un quotidiano, che sono attaccati ai muri, ai pannelli, ecco, questa cosa io l'ho presentata nel 2008 al primo bioquartiere, che è questo mercatino di cui avevo parlato prima, e i visitatori erano invitati, dopo aver letto gli articoli che appunto danno delle indicazioni molto precise per quanto riguarda l'ambiente, la sostenibilità, un modo proprio diverso di lasciare un'impronta gentile, come ho scritto, sul pianeta, e poi lasciare eventualmente dei commenti che io sto raccogliendo, sono molto pochi perché probabilmente dobbiamo fare ancora tanta strada, no, per arrivare a pensare che cosa si può fare per migliorare i nostri stili di vita, che qui ci sono alcuni già raccolti al bioquartiere, sono pochissimi, ho montato ieri sera di fretta questa cosa, e speriamo, vediamo dopo 9 giorni se c'è un altro pensiero, un altro suggerimento. Vorrei ringraziare tutti, e vorrei ringraziare anche Firenze Fiera che ci ha dato questa bellissima opportunità per sviluppare questo progetto, e soprattutto anche i produttori, gli artigiani che hanno veramente abbracciato questo cerchio, questo villaggio. Grazie.